Cancella questa cosa, se no te la spacco. Se cancella questa cosa, se no ti piglio la sedia e te la spacco. Noi abbiamo cancellato tutto. Mi sta bagnando? È lei che mi bagna? No, stavo guardando quello. Infatti ho detto, boh, ogni volta che passo mi sento bagnare, magari... Non riesco a capire. No, non credo sia ancora la stagione degli sterili. Sono quelli di Striscia la Notizia, non so se ha visto il servizio, no. Che sono abbastanza dannosi per la pelle. Mo chiamo subito il capo perché può essere pericoloso. Assurdo! C'è forse gli sterili che spruzzano. Ah sì? Però non li vedo, cioè li sentiresti. Infatti ho chiesto al signore, ma mi sta bagnando? Io credo che era lui che così spruzzava. Ma? Adesso, è arrivato. A me no. È arrivato a me. Qua. Vente. Io chiamo il capo perché se è quell'animale là, cioè è grave. Che animali sono questi? E che animali sono questi? Lo sterepi, hanno fatto anche il servizio a Striscia qua. Ah va? È nocivissimo per la pelle. Pronto, Mauro? Sono qua al Ruffini, sì. Sai l'area attrezzi? Ecco, ci ha spruzzato l'acqua, credo gli sterepi. Ma non credo gli scoiattoli. No, non spruzzano gli scoiattoli, no. Eh sì, so che hanno fatto la disinfestazione. Ok, rientro subito, ok. Mi ha detto che devo correre subito all'ospedale nel caso. Infatti stanno uscendo già macchie. Mi fai andare subito all'ospedale. Dove cacchio ho messo il porter? È di là. Mamma mia, muoio oggi. Guarda che c'è lo spruzzo. Ah! C'è dello spruzzo adesso. Ma pensa che fosse lui. È lui. Vedi la bomboletta. È uno scherzo. Meno male. È una candy camera. Meno male. Nuvole non ce n'è. Esatto, infatti subito ho pensato che fosse un uccello. Anch'io ho pensato a un uccello, però è eccessivo. Cielo azzurro, 38 gradi. Arriva gli spruzzi, vabbè. No, non capisco. E acqua non importa. Non lo so. Ancora? Ma pure a voi? No, scusa. Sto imitando il molleggiato a camminare e c'ho quello per bagnare le siepi e stavo bagnando. Cosa? No, mi sento che piove. Anch'io ogni tanto, infatti ho guardato un attimo il cielo, solo che... Da dove arriva questo? Non lo so, qua i irrigatori non ce ne sono.
Ma eppure non ci sono animali strani, credo. No, ma è acqua. Di nuovo, cazzo. A me no, sincero. Magari c'è una nuvola. Anche adesso, vedi? Qua? Dove cazzo è? È pazzesco. Irrigatori non ce n'è, no? Qua no. Ma no che non c'è. Ah no, sa perché non sta piovendo? Perché era una candid camera. Una? Candid camera. E chi? È uno scherzo. Oh. Ta ta ta. Qui è successa una roba che non ha senso. Abbiamo fatto una scena che non era neanche il massimo, in realtà magari avrebbe fatto parte delle scene tagliate perché non era il top, appunto. Ma durante la rivelazione questo ragazzo uomo che sembrava molto sciallo è impazzito letteralmente. Ha iniziato a bestemmiare, è corso come un pazzo verso la telecamera e pretendeva di cancellare immagini, ma ha degenerato, ha iniziato a minacciarci e era una candy camera in realtà. Scusa, sì. Ciccio! Vieni qua, guarda qua la minchiata che hai registrato un'ora che ti guardi. Ah, subito, vieni qua. Ah, non puoi metterci mano però. Ma porco Dio, ma porta la macchina. Ah, il tuo lavoro ti viene a prendere per il culo. Sono candy camera. Cancella sto coso, no te la spacco. Ah, se me la spacchi è peggio, ma se... Muoviti, cancella sto coso. Senza cancella sto coso. Guarda, tanto senza autorizzazione. Non mi frega un cazzo, cancella sto coso, se no ti piglio la sedita e te la spacco. E voi mi prendete per il culo, ragazzi. Si chiamano candy camera. Ma non me ne fotte un cazzo come li chiamano. Ma vi anche rendete noi conto in che cazzo di mondo di merda vivete? Vi rendete le conto? Le candy camera esistono negli anni 50, sì, prima ancora, certo, della tua nascita. Certo. Porco d***o, veramente. Ma non è che se bestemmi cambia. No, non me ne fotte un cazzo, bestemmio perché sono incazzato. Ma vai a trovarti un lavoro serio, coglione. Bah, le mani addosso, hai capito? Ma magari, perché poi denunciavo e facciamo ancora più soldi. Non me ne fatto un cazzo se mi denunci, però ti faccio la faccia gonfia, guarda, hai capito? Ti faccio vedere. Guarda, cestino. Sì, sì, cancella sta cosa. Cancella. Sì. Eseguire, ok. Eliminazione in corso. A parte, se ti lascio anche i miei dati. Sì, senza, ma non me ne frotto un cazzo. Allora, io dati, sono... Ma secondo te io c'ho tempo da perdere per queste minchiate? A quanto pare sì. Però no, io comunque... a quanto pare sì, perché devo assicurarmi che non andate in giro, che poi mi trovo su YouTube come i coglioni. Una volta che abbiamo cambiato posto, abbiamo detto, boh, continuiamo, questo qua ormai è roba passata. Quando a un certo punto vediamo quest'uomo arrivarci incontro col sorriso, io ho pensato che gli è passata magari l'incazzatura, ci viene a chiedere scusa o altro, perché è capitato in passato. In realtà viene col sorriso, inizia a seguirci, a insultarci sull'aspetto fisico, sul lavoro, su quello che facciamo e a minacciarci. Quindi ha avuto un'escalation esagerata. Io dopo due minuti che è venuto a parlare, perché inizialmente ho detto boh, ci chiederà scusa, ho iniziato a registrare l'audio, non il telefono, perché se vedeva il telefono me lo spaccava a terra sicuramente, siccome ci ha minacciato di romperci tutto. E niente, questo è l'audio. Ma siete andati a scuola per fare queste minchiate? Sì, ho studiato grafica pubblicitaria e marketing. Mica, ma invece di fare delle cose grafiche venite al parco a rompere i coglioni alla gente che lavora. Ma tu dopo 40 minuti vieni a seguirci? Certo, perché io non c'ho un cazzo da fare, ho finito di fare le cose adesso. Come voi mi rompavate il cazzo a me prima, ve lo rompo io adesso. Chiami i carabinieri? Ma tranquillo. Chiamali e vengono fuori delle teste di cazzo così. E pensa in che mondo di merda che vivete, capito? Vabbè. Dai, oh, ciccio, su, cammina. Minchia, un po' d'anni. Ma stai degenerando? C'hai 30 anni? No, no, lui cammina più forte, guarda. Eppure, forse c'ha qualche chilo in più di te, cammina più forte. Ma devi continuare? Eh certo. Vabbè. E voi perché prima avete continuato? Ma noi... due minuti. Ah, io tu sei stato 2 minuti, ci sono 10. Ma vi appaga questo? Vi appaga, è un casino, sì. E poi vi appaga a fare questo. Ma sei mica un pedofilo che ci cerchi? Certo che sono un pedofilo, mi piacciono. Minchia, gli stronzi come voi due, mi piacciono. A quel punto là vediamo in lontananza i carabinieri e lui ci fa, dai andiamo dai carabinieri. Ma non era un dai andiamo dai carabinieri in senso dai andiamo a parlarci. Era
dai, vai se hai coraggio, poi vediamo dopo cosa succede. Con quelle che si sentono, magari io vado dai carabinieri, questo aspetta, poi viene mia coltella, io cosa ne so. Al che noi andiamo via. Ci ha seguito per un po', poi è sparito. Poco dopo sono arrivati i carabinieri e ci hanno fermato. Quello che ho pensato, poi i carabinieri non gli ho chiesto, è che hanno fermato questa persona qua, avranno visto me e Ale scappare, Ale è il mio amico bar operatore, ci avranno visto scappare attraversare la strada con il rosso e sono venuti poi da noi. Gli abbiamo spiegato tutta la situazione, non lo so, cioè una roba assurda, assurda, per un getto d'acqua che, cioè, addosso ti arriva è vaporizzata praticamente. Vabbè, una domanda, c'è un signore che ci sta seguendo, non vuole essere... Noi abbiamo cancellato tutto. Lei sa meglio di me che senza autorizzazione non possiamo fare niente. Ho capito, però bisogna vedere che cosa... Cosa? Non c'è più il file. Lui non poteva accedere, me l'ha fatto cancellare. Documenti. Scappa come se scappavate. Mica ci stava minacciando a 3 ore. Ci siamo noi davanti, dico che ti ammazzo. E che... Madonna! Dai, io che ne so che questo tira fuori un coltello e mi sgozza. Abbi pazienza. Ho capito, ma se noi stiamo venendo verso di voi... Giusto, non ce l'avete vista, no. Non ce l'avete vista. Ce ne senti di ogni, sparatore qua, tagliato la gola lì, abbi pazienza. Secondo voi è normale arrivare a questo punto per uno scherzo, nel senso, uno scherzo dove andavi a far credere alle persone che stava piovendo quando in realtà non era così? E mi ritrovo a dover segnalare una persona, ora non so chi sia, ma credo ovviamente di aver capito, che da molti giorni sta continuando a lasciare commenti, messaggi con minacce sotto il mio video e nei miei altri profili. Ora non so se questi account siano della stessa persona o se è una coincidenza, però dei messaggi con minacce gravi dicono delle parole, delle frasi che una persona mi ha detto durante le riprese di questo video, quindi vi lascio intuire chi sia e ovviamente devo tutelare me e chi lavora con me. Questo per un video dove fingi che piove.